Pescara-Verona 1-1. Il Verona prova a spaventare subito con Di Gaudio, si distende bene Fiorillo, ma poi crea due nitide palle gol alla seconda passa. Nella prima opportunità il pallone per Sottil pescato da Brugman dopo una bella azione Bruno Memusci. Sottil si fa contrare da Marrone in corner. Azione successiva, verticalizzazione sempre di Brugman per Sottil che prende il tempo giusto all'interno dell'area di rigore e supera il portiere ospite in uscita. Da questo momento in poi il Verona prende campo e crea tante opportunità. La più limpida nel secondo tempo, quando Matos dopo una respinta di Fiorillo a porta vuota manda al lato un tapin che sembrava facile. La pressione del Verona si fa asfissiante, Di Gaudio in particolare una vera e propria spina nel fianco. Arriva il doppio cambio del tecnico Grosso, dentro Faraoni e Pazzini. Il Pescara risponde con la difesa 3 dentro per rotta per un attaccante Mancuso. In quell'occasione il pubblico numerosissimo ha anche fischiato un po', ma arriva subito il gol del pareggio con Faraoni che ha bucato la difesa del Pescara. Pescara poi come d'incanto è tornata a giocare. Tre nitide opportunità, colpo di testa di Scognamiglio, poi il tentativo di Monachello, infine la girata di Bellini da due passi, ma la palla è terminata out. Finisce 1-1 tra Pescara e Verona.